So, Juventini. What do you wanna talk about? Eh già. Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Di cosa vogliamo parlare? Innanzitutto, vi sono mancato? Mi sono mancato. Do you miss me? Salve a tutti. Allora. Come va? Come butta? WhatsApp? Come va? Come butta? WhatsApp? Come va la Juventus? Come va Allegri? Siete allegri? O non siete allegri? Siete allegri o non siete allegri? Come va? Quanto è bello. Sì. Mi verrebbe da dire, è facile adesso. Non è vero? No, è facile adesso. È facile. È facile adesso saltare dall'altra parte della barricata. È facile quando ci sono persone che ve lo stanno dicendo da anni. Da anni! E potrei tirare in ballo Max Lecesonfè, Massimo Sacco, se sta guardando questo video. Il primo contestatore di Allegri. Non l'ha mai digerito, lo ha sempre mal sopportato dal 2014. Sei un grande Max, ti stimo, hai sempre avuto ragione. Poi potrei andare avanti. Potrei tirare in ballo il sottoscritto, perché il sottoscritto, quando stava su Facebook nel 2017 e osava criticare. Quanta merda si è preso addosso il sottoscritto. Ma vinciamo, non siete mai contenti? Vinciamo, sì, vinciamo. Ma come vinciamo? Ma come vincevamo? Come vincevamo? Chi fenomeno che adora subire in partite? Che l'Higuain, chi Mandzukic, chi Dybala, chi Douglas Costa, che adora subire in partite? Perché quanto a gioco già nel 2017 si faceva cagare. Dalla stagione post-Cardiff, quella dalla quale io ho cominciato a contestare. Potremmo tirare in ballo anche Nati per vincere. David Siracusano, che saluto. Ciao David, ciao fratello bianconero. Anche lui ha cominciato a criticare Allegri dal 2017. Me lo ricordi? Me li ricordo i suoi video, me li ricordo i suoi video. In particolar modo quello del 2019, dopo l'eliminazione dalla Champions League con l'Ajax, quando con il Trapano ruppe la televisione. Possiamo tirare in ballo Gianni Bianco, già anche lui Gianni Bianco. Ciao Gianni. Tu fai Vasco Rossi quando fai le gag e a me piace fare un po' l'attore. Non lo so se si nota. Ma quello che sto dicendo non è recitato, però, quello che sto dicendo proviene da qui, dal profondo del cuore. Quindi, bella quanto vuoi, però, quello che dico è puro ed è quello che ho sempre detto quando mi avete invitato nei vostri canali, nel Tridente Bianconero, e tu lo sai benissimo, Gianni. Come lo sa benissimo Luca Totti, anche lui. Ciao Luca, saluto anche te. Anche tu, che mi hai invitato qualche anno fa. Nei tuoi canali, nelle tue trasmissioni, e sai benissimo che il mio pensiero è stato sempre quello. Aspetto ancora il confronto con un certo Red Bee, come cazzo si chiamava quello, che non si è fatto più vedere. Lo aspetto dal 2020, sono 3 anni, ancora non si presenta oggi. Saluto anche Simone Absim. Ciao Simone. Prima di abbandonare temporaneamente YouTube, gli avevo fatto due video contro, ma non riguardo ad Allegri, riguardo ad altre cose, perché con Allegri, sul discorso Allegri, sono sempre stato d'accordo con lui, o meglio, lui lo era con me, perché io
Ho cominciato a criticare Allegri prima di Simone Avsim e poi Avsim si è accodato agli altri perché Avsim nel 2018, ripeto, ancora lo elogiava Allegri, ma va bene così, non c'è problema. Pace, fratello, semmai ci fosse stato un qualcosa tra di noi. Chi possiamo più tirare in ballo? Ma penso che bene o male questi siamo. Bene o male questi siamo perché gli altri adesso stanno tutti quanti saltando la barricata. Ehi, metto subito le cose in chiaro. Lino, non ce l'ho con te, ci mancherebbe altro. Tu sei sempre stato un allegriano, l'hai sempre detto tu stesso. Adesso pian piano stai capendo che anche se tu dici che Allegri non è il problema principale, ma è uno dei problemi e quindi si dovrebbe cambiare. Va bene così, quindi metto subito in chiaro le cose, non vorrei che qualcuno si sentisse tirato in causa o in ballo le frecciatine. No, io sono una persona schietta, diretta e sincera e le cose le dico direttamente in faccia. Fammi vedere se. Sì. Va avanti il video. Mi era venuto il dubbio, mi era venuto il dubbio. Perdonatemi questo effetto flickering che starete notando, ma purtroppo sapete benissimo, dipende dal voltaggio della luce e dell'energia elettrica che abbiamo in Italia, che è 50 MHz. Prima non lo faceva, adesso lo fa. Amen. Chi se ne frega. L'importante è che mi vediate, mi ascoltiate e capite quello che vi sto dicendo. Non è importante la luce, sti cazzi della luce. Tanto non ma fa un film. Adesso in tanti stanno saltando la barricata, non è vero, Toselli? Toselli, chiamo in causa anche te, Tosè. Tosè, chiamo in causa anche te perché se è vero che tu sei un ragazzo riflessivo, molto pacifista, molto intelligente, very smart, come direbbero gli inglesi, però quando anni fa ve lo dicevamo. Non so quante volte ci avete ritirato la patente da tifoso, ma va bene così. Salite, salite sul carro, perché questo è il carro della Juventus, come ha detto oggi Gianni Bianco. Non è il carro di Max Allegri, non è il carro degli anti-allegriani. Questo è il carro della Juventus! Della Juventus è il carro, non degli anti-allegriani, perché gli anti-allegriani sono i veri juventini. Perché l'allegriano non può essere definito juventino! Schiaffatevelo in quelle teste di cazzo che vi ritrovate! L'anti-allegriano non è juventino! Non lo è mai stato! L'anti-allegriano è soltanto preoccupato per il suo Max! Oddio, Max! Questo è l'allegriano! Questo è l'allegriano! Se ne frega, se ne sbatte il cazzo della Juventus! Se ne sbatte il cazzo della Juventus! Che cazzo gli frega all'Allegriano della Juventus? L'importante è che Allegri è lì saldo ancora, ancora e ancora e ancora sulla panchina della Juventus. Io veramente non so che cosa deve succedere perché questo essere venga allontanato per sempre da questa squadra. Non so che cosa deve succedere, non so veramente che cosa debba succedere. La Juventus ormai, la Juventus. 126 anni di storia buttati letteralmente nel cesso. Vergogna, vergogna. E si vergognino tutti quelli che ancora stanno difendendo l'operato di questo pezzo di merda, questo schifo qui. E pian piano ci arriviamo, perché adesso mi sono rotti i coglioni. Ma me li tolgo anch'io tanti sassoni dalle scarpe. Sabatini, 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 Zazzaroni, Sabatini, Zazzaroni, puh! Sabatini e Zazzaroni, ma che va a fare un bonifico Allegri a fine mese? E ditelo che Allegri vi fa il bonifico a fine mese, dai, su, e ditelo, è palese, è palese, è palese, è palese che siete amici, che vi telefoniate, ma che vi pensate che noi queste cose non le sappiamo? Ma che vi pensate e vi credete tutti quanti che abbiamo l'anello al naso? Noi non siamo nati ieri. Sabatini, Zazzaroni, Zuliani. Vergogna, vergogna, siete la vergogna. Tu Zuliani, mamma mia, mamma mia. Ma quello che più mi ha di questi che, non ho che ho nominato, ma adesso andrò a nominare quello che più mi ha deluso. Sapete chi è, ragazzi? Sapete chi è quello che più mi ha deluso? Quello che più mi ha deluso è Francesco Pini.
Francesco Pini, che adesso ha di nuovo ricambiato bandiera. Francesco, sei un voltagabbana. Sei un voltagabbana, Francesco. Sei un voltagabbana, c'è poco da fare, Francesco. Come l'anno scorso ci sono tanti tuoi sfoghi su YouTube che te la pigliavi con Allegri, Allegri di qua, Allegri di là. Adesso di colpo da quest'anno non è più colpa di Allegri, è colpa dei giocatori. Fammi capire una cosa, Francesco. Ma per caso, non è che qualcuno dall'alto ti ha telefonato minacciandoti di farti perdere il posto? Perché tanto alla fine tu non è che vivi di quello. Tu hai una concessionaria a Torino, fai quello di lavoro principale e quindi quello che fai nel commentare le partite a 7 gol della Juventus lo fai per passione, per hobby. Poi se c'è qualcosa dietro o sotto, se ci sia anche un tornaconto economico, questo non mi interessa saperlo perché sono affari tuoi. Ma com'è che l'anno scorso eri sempre contro Allegri e quest'anno hai riswitchato di nuovo e sei passato di nuovo dall'altra parte della barricata? Come mai? Fammi capire questa cosa qua. Ma non è che qualcheduno dall'altro ti ha chiamato e ti ha minacciato, ti ha promesso, che ne so, di non farti apparire più in TV? Perché è strano questo cambiamento. È strano, è veramente strano questo cambiamento dall'oggi al domani. Di solito le persone coerenti portano avanti la loro narrativa, giusta e sbagliata che sia. Tu invece vai. Come vai il vento? Come giri il vento? Dimmi oggi che è tramontana e scirocco. Oggi è scirocco, andiamo dalla parte di scirocco. Domani è tramontana, andiamo dalla parte di tramontana, che non è il tuo collega di studio che fa le telecronache dell'Inter. Quindi? Si potrebbe avere una spiegazione francese, mai vedrai questo video. Io ve l'ho sempre detto, ragazzi. Io ve l'ho sempre detto, sono anni che ve lo dico, da prima su Facebook, oggi su YouTube, anzi dal 2021 su YouTube, oggi su YouTube, su Instagram, su tutte le piattaforme, su tutti i social network dove mi potete reperire. Ve l'ho sempre detto, Allegri è sempre stato questo. Allegri deve baciare le chiappe. Le chiappe a vita ad Antonio Conte, che nel luglio del 2014 decise di dare le dimissioni. Deve baciare le chiappe a vita, perché si è trovato al posto giusto, al momento giusto. Una fortuna spacciata. Sapete come diciamo noi a San Severo, cari Juventini, anzi, cari Allegriani, sapete come diciamo noi a San Severo? Allegri alla Juventus, a Truet, let fat e zita pared. Sapete cosa vuol dire? Non lo sapete cosa vuol dire? Ve lo dico io, ve lo spiego con i gesti. E ve lo spiego a parole e ve lo spiego con i gesti. Let fat e zita pared a San Siro vuol dire che lo sposo entra in casa con il letto già fatto e con la sposa con le gambe divaricate. Così, ui. Così. Lo sposo deve andare vicino, deve fare soltanto questo. Tac, 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 tac. Tac, basta, non deve fare altro. Questo è Allegri. Questo ha trovato Allegri alla Juventus. Ha trovato uno squadrone fatto da Antonio Conte. Senza di te non andremo lontano. Antonio Conte, il nostro capitano. Forte, sempre dalla tua parte, Anto. Sempre, sempre dalla parte delle persone sanguigne, dalla parte delle persone che hanno i coglioni e gli attributi. Cosa che non hai tu, caro Allegri, cosa che tu non hai. Non hai una dignità, non hai gli attributi e non hai neanche un pochettino di amor proprio. Criticavate Sarri, Sarri di qua, Sarri di là. Sarri ha avuto la dignità di dimettersi. Ha avuto la dignità di dimettersi, Sarri, cosa che Allegri non farà mai perché è un parassita, perché è uno legato ai soldi, perché è uno che pensa al conto corrente. Quello ha migliorato in questi 3 anni, Allegri. Il conto corrente, quello l'ha sicuramente migliorato, assolutamente. Su quello non ci piove. Il conto corrente lo ha non migliorato, stramigliorato. 21 milioni ha percepito fino ad ora, Allegri. 21 milioni di euro, di cosa cazzo stiamo parlando? Uno che dice che è innamorato della Juventus, se sei realmente innamorato della Juventus, che non è vero, ragazzi, assolutamente, nella maniera più assoluta, si sarebbe dimesso.
si sarebbe dimesso e avrebbe lasciato spazio agli altri, come fece un certo Marcello Lippi nel 1999, quando si dimise dopo la debacle in casa contro il Parma per 4-2. Ah, Lino, se stai vedendo questo video, non me ne frega niente che a Lippi mancavano 3 mesi alla fine del contratto. Se è comunque andato. Se poteva restare fino alla fine, cioè pigliava fino all'ultimo centesimo. Quindi, che mancasse 3 mesi, una settimana, 10 giorni o un anno, sti cazzi, fra. Le persone che c'hanno le palle sotto, quando capiscono che non c'hanno più il polso della squadra, si alzano e se ne vanno. Invece Allegri non se ne va, perché sta attaccato a questo, e i soldi sta attaccato a Allegri, no a Juventus, e i soldi sta attaccato a Allegri. E qualcuno mi potrà anche dire, allora perché non se n'è andato in Arabia Saudita? Vabbè, facile ragazzi, facile, fate un po' di mente locale. Secondo voi in Arabia Saudita, secondo voi in Arabia Saudita, al Real Madrid, al Paris Saint-Germain, dove sia, che io poi non ci credo a tutte queste cose qua, ma ve le do per buone, perché Gaetano Scalandra è buono, perché Gaetano Scalandra vi dà il beneficio del dubbio. Ve lo dà il beneficio di dubbio, cosa che non fate voi allegriani. Cosa che non fate voi allegriani, perché voi siete qui a rimarcare che la Juventus, questa squadra con un altro allenatore, non può fare di più. E chi l'ha detto? E chi l'ha detto? Voi state dicendo voi. Chi l'ha detto? State dicendo voi che la Juventus con un altro allenatore non può fare meglio. Chi l'ha detto? Ce l'avete voi il beneficio del dubbio? Voi non lo date il beneficio del dubbio, ma io ve lo do. Non voglio andare fuori tema, non voglio andare fuori tema, sennò poi mi potrei perdere. Sapete perché Allegri non è andato lì? Perché lì non c'è Zazzaroni, non c'è Sabatini, non c'è Caressa, non c'è l'intervista puntuale di Galeone sulla Gazzetta dello Sport, non c'è Eraldo Pecci. Non c'è Fulvio Collovati che ti difende, che ti pare il culo nelle interviste. Che vi dice, lì t'avrebbero massacrato alla Real Madrid. A parte che non saresti durato una settimana a Real Madrid, perché Real Madrid è stato fischiato contro il Lipsia in Champions League. Stiamo parlando di una squadra che ha vinto 14 Champions League. Signori, 14 Champions League, lì c'è un'altra mentalità. Cosa che non c'è la Juventus, ecco perché noi in Europa non valiamo un cazzo, ecco perché in Europa non vinciamo niente, capito ragazzi? Lì, a parte che un certo Fabio Capello, non l'ultimo arrivato all'epoca, gli è stata fatta la pagnolata gli è stata fatta a Capello, eh. E ha vinto il campionato Capello, ed è stato esonerato, l'hanno fatto la pagnolata allo stadio, forse qualcuno di voi non si ricorda, forse. Lì l'avrebbero massacrato nelle conferenze stampa, l'avrebbero massacrato. Mi basti vedere, ragazzi, quello che è successo ieri. È facile quando c'hai gli amici che le domande te le piazzano sul piatto d'argento. È facile così. Ma così siamo bravi tutti. Il giornalista, quello che non deve capire, un'offesa a tutta la categoria dei giornalisti, quindi giornalisti, a detta di Allegri, voi non capite un cazzo, perché voi non dovete capire, voi dovete fare domande. E quando gli vengono fatte le domande, lui che cosa fa? Risponde così, in maniera maleducata, in maniera arrogante, da saccente, da vigliacco, da cafone, che è quello che è a Massimiliano Allegri. Perché, per chi non lo sapesse, un certo Massimiliano Allegri, il vostro Max, nel 93 ha lasciato la sua fidanzata che stava per sposare sull'altare. Neanche la responsabilità di rompere il rapporto prima. Questo è Massimiliano Allegri. Ma voi che ne sapete di queste cose qua? Che cosa ne sapete voi di queste cose qua? Ma che cosa volete voi che ne sappiate di queste cose qua? Che cosa volete voi che ne sappiate? Che ne sappiate? Che ne sappiate? Questo è Allegri. Mi dite a me, Teotino, che cosa ha sbagliato ieri? Che domanda errata gli avrebbe fatta? Caro Allegri, tu sei fortunato, veramente. Sei veramente fortunato che non ci sia io a farti le domande. Sei veramente fortunato che nella sala conferenze dell'Allianz Stadium non ci sia Gaetano Scalandra a farti le domande. Se no te ne farei andare a casa sudato ogni settimana. Sudato ogni settimana, vabbè, tanto poi alla fine mi estrometterebbero dalla sala conferenze, perché questo è quello che fanno.
Lì le domande sono trascritte, sono già preselezionate. A questo puoi rispondere, a questo non puoi rispondere, questo glielo puoi chiedere, quell'altro non glielo puoi chiedere. Ma non funziona così. Non funziona così. Non funziona così. Bisogna fare le domande opportune perché la gente deve capire e tu devi dare delle spiegazioni. Ed è stato anche incoerente poi Allegri. E perché mi direte voi? Vabbè. Questa è una sua caratteristica, ormai l'abbiamo capito. Perché poi Gianluca Marocchi gli ha fatto una domanda, gli ha detto: noi ti dobbiamo rompere un po' le scatole per la tua storia, quello e quell'altro. Tu qualche anno fa toglievi un centrocampista e mettevi l'attaccante, facevi quello, facevi quell'altro. Ad oggi perché non lo fai più? Sapete che cosa ha risposto il vostro Max? Sapete che cosa ha risposto il vostro Max? Ma questo me lo dovete dire voi a me. Scusa, non ho capito. Questo me lo dovete dire voi a me. Me lo dovete dire voi a me. Ma scusa, ma se fino a 2 secondi fa ci hai detto che noi giornalisti non dobbiamo capire, dobbiamo soltanto fare le domande, mo ci stai dicendo che noi ti dobbiamo dire a te perché tu non lì un centrocampista e metti l'attaccato. Ma dico, ma tu sei totalmente rincoglionito? Sei totalmente fuori di testa, non lo so. Cioè, tu fino a 2 secondi prima hai detto testuali parole. Hai detto che i giornalisti non devono capire, i giornalisti devono fare domande. E mo, dopo 2 minuti, mi dice: eh no, siete voi che me lo dovete dire a me. Ah, non te lo dice a te. Tu sei l'allenatore. Tu c'hai delle spiegazioni. Tu c'hai delle risposte. Tu pigli 9 milioni d'euro. Chi te è mo? Mica i pigli. Tu c'hai delle spiegazioni. Noi chiediamo, hai detto che vuoi le domande intelligenti. Marocchi te l'ha fatta la domanda intelligente. Te l'ha fatta la domanda intelligente. Perché non rispondi? Perché tu non sai che cosa rispondere. Perché sono 3 anni, 3 anni, 3 anni che qui non si parla di calcio. Sono 3 anni che qui non si parla di calcio. Si parla del nulla. A proposito. Beh, che cazzo gli frega? Tanto ieri la sua cavalla Adrikonos, Mico, come cazzo si chiama, ha vinto la gara, quindi felice e contento. Vai, vai. E la società, ragazzi, la società, che vergogna la società, ragazzi, silenzio stampa, cioè, magari silenzio stampa, un silenzio assordante. Neanche una presa di posizione, vergogna Juventus, Giuntoli, ti posso fare una domanda? Una domanda, ma se non hai potere decisionale, come cazzo si dice, ma che cazzo sei venuto a fare, Juventus? Dopo di questa pure una Napoli. Se non hai potere, se non hai delle responsabilità, se non hai delle. Che sei venuto a fare, Juventus? Fammi capire, che sei venuto a fare? Che sei venuto a fare? Se non hai un pochettino di influenza anche nel poter prendere una decisione con John Elkann, con chi che sia. Ma cosa cazzo ci sei venuto a fare alla Juventus? Cosa cazzo ci sei venuto a fare? Fammi capire, Giuntoli. Rispondimi, dammi una risposta. Dammi una risposta. Che cosa sei venuto a fare alla Juventus? Fammi capire. Che cosa sei venuto a fare? Siete vergognosi. Vergognosi. Giuntoli, vedi che dall'anno prossimo io attacco pure te, eh. Io t'attacco anche a te perché mo mi sono rotto i coglioni. T'attacco anche a te perché Allegri, tutto quello che ho già detto dal 2017 in 7 anni, ho finito gli aggettivi, ho finito le parole. Ma dall'anno prossimo io attacco pure a voi. Anche voi meritate di essere attaccati perché anche voi siete i responsabili di questo impiastro che stiamo vedendo e alla quale stiamo assistendo tutte le settimane. Vergognatevi. L'unico che stimo in quella società, l'unico è Francesco Calvo ed è stato messo da parte Francesco Calvo. L'unico che stimo è Francesco Calvo ed è stato messo da parte, gli è stato affidato un ruolo esterno, non so che cacchio fa. Sappi, caro Francesco Calvo, che tu sei l'unico che stimo. Tu sei l'unica persona in quella società di merda che stimo. Perché gli altri sono stati messi così, i pupazzetti, Ferrero Scanavino, vergognatevi. 126 anni di storia, noi siamo la Juventus, porca troia, porca puttana, porco diavolo, porco demonio, porco tutto. Che altro dire, ragazzi? Potrei stare qui a fare un monologo veramente per una settimana.
Ma penso che non ne vale la pena, penso di fermarmi. Questa è la nostra vittoria, ragazzi, sappiatelo. Sappiatelo, questa è la nostra vittoria. È la nostra vittoria. Vedere tutti gli allegriani che adesso pian piano stanno scavalcando la barricata, stanno venendo alla via, è la nostra vittoria. Non manca tanto, resistere un altro po'. Perché tanto questi non lo esonerano Allegri, l'abbiamo capito, già l'avrebbero già fatto perché sono una società di senza palle, senza coglioni. Non lo esonerano Allegri, non lo esonerano. Va bene così, non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema. Resistere. Parola d'ordine, resistere, ragazzi. Perché tanto alla cacciata d'Allegri. Sapete quando mancano alla cacciata d'Allegri? Mancano 9 partite di campionato. Più 2 di Coppa Italia 11. Più l'eventuale finale contro chi troveremo in finale di Coppa Italia 12. Tanto mancano alla cacciata d'Allegri. Per cui resistere, ragazzi. Resistere. Parola d'ordine, resistere. Tappatevi le orecchie. I giornali lasciano il tempo che trovano. Fidatevi di me. Nel 2019 parlavano di rivoluzione con Allegri, dopo un'ora e 50 minuti Allegri è stato esonerato alle 12:52, quindi ragazzi, parola d'ordine, resistere. Buon proseguimento di giornata a tutti e sempre fino alla fine Forza Juventus, ai veri juventini, non ai pezzi di merda a convenienza che adesso stanno scavalcando la barricata venendo dalla nostra parte.